davanti la sede del Partito Democratico, in corso la direzione nazionale del PD. Per noi la sta seguendo Iman Sabbah, che già vedo inquadrata con un gradito ospite. A te, Iman. Sì, buongiorno Roberto. Dunque, siamo a via di Sant'Andrea delle Fratte davanti alla sede del Partito Democratico. Con me, come vedete, c'è Mario Staderini dei Radicali, che oggi hanno scelto di manifestare per ricordare al Partito Democratico una serie di cose. Allora chiederei subito a Staderini quali sono le cose e perché siete qui questa mattina. Sì, noi Radicali siamo qui per ricordare ai dirigenti del Partito Democratico una scomoda verità, ovvero che alle elezioni del 2008 agli elettori hanno chiesto il voto per la riforma elettorale in senso maggioritario e basata sul collegio uninominale, posizione ribadita all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico di maggio 2010 e che noi crediamo che venga rispettata la parola data agli elettori anziché tentare controriforme proporzionalistiche nell'illusione che si crei un fronte anti-berlusconiano che, come abbiamo visto, non si crea mai. La direzione del Partito Democratico sarà una direzione di chiarimento sia per quanto riguarda i problemi interni al partito che per quanto riguarda i problemi del Paese, ma anche le alleanze. Su questo i radicali, soprattutto per quanto riguarda le alleanze, visto che in questo momento si trova in Parlamento insieme al Partito Democratico, qual è la vostra posizione? Ma in primo luogo ricorderei che uno degli oggetti di questa riunione di direzione, cioè le primarie, hanno come legame diretto proprio la legge elettorale. Senza un collegio nominale maggioritario non avrebbe senso fare le primarie come ancora oggi i cittadini chiedono. Per quanto riguarda le alleanze, il discorso è molto chiaro. Affinché si possa parlare nel merito delle proposte e delle riforme, che sono l'oggetto delle alleanze, devono essere quelle la strada maestra, bisogna però restituire democrazia agli italiani, cioè non c'è possibilità oggi di far conoscere, a parte alcune eccezioni come Rai News 24 ad esempio, agli italiani le proposte alternative e farle confrontare e giudicare tra di loro. Solo quando si riuscirà, ed è questa la lotta radicale, a tornare con standard minimi di democrazia, di conoscenza, di informazione, allora potrà anche avere senso parlare di alleanze, altrimenti sono solamente sante o maledette alleanze volte a mettere in salvo i partiti e i posti di chi copre oggi le poltrone, ma non a dare prospettiva e respiro al nostro paese. Roberto, hai qualche domanda a Staderini dallo studio? Guarda, io volevo più che altro leggervi cosa ha detto poco fa a Bersani. Il PD proporrà una riforma della legge elettorale che preveda il doppio turno con quota proporzionale. Questo lo dice l'agenzia AGI, non è un virgolettato del segretario, ma il modello è indicato è quello del maggio scorso, al quale faceva riferimento il segretario dei Radicali. Su questo un suo commento, visto che il tema anche del manifesto che porta addosso oggi è proprio quello della legge elettorale. Ma attendiamo di vedere le dichiarazioni effettive del segretario Bersani. Sul doppio turno ha ragione, è la loro scelta. Questo inserimento della quota proporzionale mi lascia perplesso, perché in generale o si fanno scelte chiare, posizioni chiare anche per arrivare poi a compromessi seri e nobili, altrimenti si rischiano inciuci. Ad esempio il doppio turno alla francese, quello vero, è quello che prevede esclusivamente due candidati che vadano alla fine in ballottaggio. Dobbiamo capire se la posizione di Bersani finalmente è il rivendicare quella che è stata la posizione ufficiale del Partito Democratico sino ad oggi. Lo capiremo credo nelle prossime ore, ma temo che c'è il rischio di fare pastrocchi. Grazie dunque a Mario Staderini, segretario dei Radicali, per essere stato con noi.